viaggio di plein air che fa tappa qui a Carcassonne. Siamo arrivati in camper e in camper abbiamo scelto uno dei parcheggi, ma probabilmente quello anche forse più vicino alle mura e alla città. 8 minuti a piedi attraversando la parte bassa di Carcassonne e salendo pian piano per arrivare proprio sotto le mura, anzi sotto la porta di Narbonne, la porta con l'antico ponte levatoio. Si entra da qui nella città antica, nella fortezza di Catari, in una città che pian piano che ci si avvicina sembra far parte di un medioevo d'altri tempi, con le mura turrite, i camminamenti di ronda, le vie e i palazzi che danno l'idea di una fortezza medievale. E la presenza dei turisti, di cui se ne contano oltre 4 milioni l'anno, a riportarci alla realtà di una città meta di viaggio per eccellenza. La visita della città si può fare andando in trenino oppure andando in carrozza, per avere un po' una sorta di immagine d'insieme dei luoghi, della storia, e girando anche sotto le antiche mura. Ma è dalla parte alta delle mura che la visione cambia. Si domina la città bassa e soprattutto si ha un mirabile punto di osservazione, che in passato fu anche di difesa. Fu questa l'ultima roccaforte dei Catari che cadde sotto l'assedio dell'esercito crociato di Simon di Montfort nell'agosto del 1209. Da allora Carcassonne divenne cittadella di frontiera, sentinella della Francia, a guardia delle terre di Aragona. La visita di Carcassonne in parte sintetizza la conoscenza del mondo dei Catari e il castello comitale costruito dai Visconti Trencavel permette di rivivere parte delle vicende che segnarono questa storia. Più in là, la Basilica di San Nazar, di cui si riconoscono perfettamente le forme gotiche, specie nel transetto con le ampie vetrate. I lumini contribuiscono a restituire intatto il fascino del tempo, della preghiera e della fede. Ma Carcassonne è viaggio, è visita in una città in cui il medioevo fantastico e modernità di un turismo di massa sembrano andare di pari passo tra negozi che vendono ogni tipo di souvenir e ristoranti aperti tra i vicoli della città antica. In realtà quello che vediamo oggi di Carcassonne è opera di un intenso lavoro di ricostruzione e di reinterpretazione delle architetture del Medioevo. Infatti la città nel 1800 era andata talmente in rovina che il governo francese aveva pensato alla sua demolizione. Solo nel 1849, dopo forti proteste, si decise che la fortezza era un monumento storico, che andava quindi restaurato, o meglio ricostruito. I lavori vennero affidati all'architetto Eugène Manuel Viollet-le-Duc, che utilizzò i canoni del restauro come ricostruzione fantastica, come nelle coperture delle 52 torri con il tetto con la forma di cappello di strega. Ciò però valse a Carcassonne la possibilità di vivere ancora nella storia e nel tempo e di diventare nel 1997 patrimonio UNESCO. Qualche consiglio di viaggio ci sembra d'obbligo. Per entrare in Francia abbiamo scelto l'ingresso da Ventimiglia. Traffico scorrevole sono le autostrade francesi, di cui però occorre considerare anche il costo dei pedaggi. Da Ventimiglia a Carcassonne oltre 500 km se si sceglie l'autostrada. Arrivati a Carcassonne ben segnalate le indicazioni per i parcheggi e per le aree camper. Il parking P2 Lille è il più vicino al centro storico e alle mura di Carcassonne e anche al fiume Aude che scorre a fianco. L'area è ben organizzata negli spazi, ma è priva di carico acqua, pozzetto e non ha prese di corrente elettrica. Costo per la sosta di un'ora o per un'intera giornata, 24 ore per intenderci, sempre 20 euro. In merito ad un itinerario dettagliato sui castelli dei Catari in Francia, si veda il numero 418 di plein air del maggio 2007, in cui viene proposto anche il sentiero dei Catari. Per la visita di Carcassonne consigliamo il pomeriggio. C'è meno affollamento di turisti, anche se alle 18.30 il castello chiude. Al tramonto e di sera, la città fortezza acquista un fascino particolare, che offre una luce ed un'emozione diversa della città. E lasciamo Carcassonne e continuiamo il nostro viaggio qui sui Pirenei della Francia.